amici, benvenuti in una nuova puntata di Spazio Z. Come vedete mi trovo in un campo da pallavolo. Oggi ci troviamo alla Montesi Volley. Andiamo a conoscere insieme i ragazzi di questa società sportiva. Come ti è nata questa passione per la pallavolo? Ah, diciamo che la passione che mi è nata per la pallavolo è un po' strana. Io provengo dal calcio, ho fatto un anno di calcio dove a un certo punto, girando col cane con mio padre, ho scoperto che c'era una palestra dietro casa mia e dico vabbè, entriamo a vedere che sport c'è, che sport si pratica. E niente, mi sono innamorato dopo una partita e mi sono subito iscritto dopo circa un mesetto. Da lì è nata la mia passione. Quindi dal calcio sei passato così, esatto, diretto alla pallavolo. E poi cosa ti ha spinto a continuare? Ah, mi ha spinto a continuare la passione. Ogni volta che entravo in palestra mi sentivo vivo e senza il pallone da pallavolo mi sembrava che nella mia vita mancasse qualcosa. E quindi in futuro hai qualche prospettiva legata a questo sport anche? Assolutamente, credo di continuare finché veramente non è, il mio corpo dice non ne puoi più, ecco. Quindi il tuo lavoro penso che sarà spero giocatore. Sì, però esatto. Comunque in programma c'è anche università insieme alla pallavolo, che è importante anche quello. E che università vorresti fare? Ah, penso di fare ingegneria a Cesena, ingegneria elettronica, e quindi devo cercare di bilanciare bene impegni con pallavolo e scuola, solo che siccome è la mia passione cerco al 100% di farlo. È molto importante cercare il giusto equilibrio, no? Tra, esatto, impegni sportivi e quello che può essere la scuola, gli amici. Qual è la giusta ricetta secondo te? Secondo me bisogna saper gestirsi bene col tempo, avvantaggiarsi e saper quando magari rinunciare a determinate cose, anche come per dire uscire con gli amici. Se hai un obiettivo magari lasci da parte alcune cose e ti focalizzi su quello. Adesso sei al quinto anno? Sì, esatto, sono al quinto anno. Che cosa fai? Faccio l'ITIS di Urbino, l'indirizzo elettronica. Hai ansia per la maturità? Come pensi di affrontarla? Penso di affrontarla bene, con il giusto spirito, tranquillo, perché sennò se penso che va che possa andare male oppure che possa andare qualcosa storto, credo che... Vivi male tutto, esatto, diciamo. Esatto, quindi mi preparerò quando sarà bisogno, cioè ci sarà bisogno e niente. Invece nella società del 2023 come ti trovi? Ah, senti bene, accettato, diciamo, come ti trovi? Sì, sì, mi sento bene, accettato, tutto tranquillo, tutto a posto. I veri valori nelle persone li trovi oppure sono un po' scomparsi? I veri valori secondo me nelle persone al giorno d'oggi, in molte persone vicino a me li posso trovare, anche persone di cui mi fido, però sono sicuro che in altre persone sono scomparsi o perlomeno sono stati nascosti. Sono nascosti, diciamo. Esatto. Quindi, però fondamentalmente i valori sono sempre rimasti quelli. E con i tuoi compagni di squadra che rapporto si è creato all'interno della società? Si è creato un bel rapporto, come ho detto sono nuovo, quindi un gruppo nuovo e sono riuscito a integrare tranquillamente. E quindi sì, un bel gruppo di giovani che oltre alle partite, quindi partite, allenamenti, dopo ci si incontra anche fuori per mangiare anche una semplice pista, quindi è bello. Quindi ci si vede insomma anche al di fuori dell'ambito sportivo. Sì, esatto, quello secondo me aiuta molto perché poi essendo una squadra di ragazzi molto giovani è una marcia in più che comunque dà una gran mano. E noti un po' una differenza tra chi pratica sport e chi no? Cioè vedi un po'... Sì, assolutamente sì, ma vedo la differenza anche dal punto di vista scolastico, che dove noi sportivi a volte riusciamo anche a arrivare meno, cioè arriviamo meno preparati all'interrogazione appunto per questioni di tempo, certo. Oppure perché abbiamo messo prima lo sport che al posto della scuola, quindi sì, ci sono altre differenze. Però magari poi riuscite a giocarvela anche meglio. Esatto, diciamo. Sì, esattamente, sì. Sì, sì, secondo me anche intervistando comunque gli altri ragazzi della società siete un po' più inquadrati, avete più chiari gli obiettivi, un po' più determinati, cioè diciamo anche un'elasticità mentale. Diciamo. Esatto, sì, sì. Dai, allora un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille. Siamo in compagnia di? Luca Mandoloni. Luca, anche tu giochi a pallavolo da quanto tempo? Da 5-6 anni. Quindi sei non esperto, però insomma... Sì, dai, inizio a giocare con le regole giuste, diciamo. E qual è lo spirito che ti respira appunto nella vostra squadra? Come ti trovi con i tuoi compagni? Lo spirito è un gruppo unito che comunque siamo tutti, prima che compagni di squadra, amici e quindi questa amicizia poi si rispecchia nel campo perché ci sono momenti in cui proprio ci divertiamo a giocare,
più che farlo come, possiamo dire, professionisti, perché professionisti in realtà non siamo, quindi ci divertiamo. Quindi diciamo prima di tutto è un divertimento. Sì, esatto. E tu fai liceo, l'università? Faccio il primo anno dell'università, ordino. Che cosa studi? Scienze dell'educazione. Quindi qualcosa comunque non molto legato a questo... Non è legato allo sport in sé, ma... Io alleno anche un gruppo di ragazzini, un gruppo molto giovane, ed è proprio quello che vorrò andare a fare proprio nel futuro, quindi lavorare con bambini e con, diciamo, ragazzi un po' più piccoli. Certo. E qual è, diciamo, la ricetta giusta per trovare il corretto equilibrio? La ricetta giusta non c'è, c'è l'abilità nel sapersi organizzare e quindi il riuscire a gestire tutti gli impegni che si prendono. Scienze dell'educazione è quello che volevo fare da un po' di tempo, e trovando Urbino una meta abbastanza vicina per poter permettermi di non spostarmi ufficialmente da casa, e ho preferito fare questa scelta. Certo. Oltre alla pallavolo, che altre passioni hobby hai? Io seguo la VL, il basket di Pesaro. Ah sì? Ci lavoro anche nella sicurezza. Ah, allora ti ho visto! Mi piacciono in generale tutti gli sport. Anche il calcio mi piace molto, infatti prima della pallavolo ho giocato a calcio, per vari infortuni ho dovuto smettere, però ci sono rimasto abbastanza affezionato. E in TV che cosa ti capita di guardare? Quello che c'è, io guardo tutto, dal tennis al capitato il golf, come il biliardo, mi piace molto lo spirito competitivo del gioco. E hai dei giocatori che sono magari, non so, i tuoi idoli, sia nella pallavolo, nel basket, nel tennis? Puoi darci qualche nome così? Allora, nel basket mi piace molto Austin Day, e mi piace anche molto Adrian Banks, dalla finale che avevamo fatto a Pesaro di Coppa Italia, quando giocava ancora a Brindisi. Ce lo ricordiamo bene. E quindi seguo, diciamo, loro due, sono i miei idoli nel basket. Mentre nella pallavolo il mio più grande idolo è mio fratello. Pur fa un campionato, comunque una serie B, e ho notato che con le sue abilità è riuscito comunque a spostarsi anche da Pesaro e a farsi contattare da squadre più prestigiose, e ho notato sempre il suo impegno e la sua voglia di fare bene che ci mette, quindi per me è lui il vero idolo in questo sport. Nel tennis? Nel tennis, vabbè, gli italiani Sinner e Berrettini, che fanno molto bene, e Alcaraz, che nonostante la giovane età comunque riesce, è un talento puro. E poi adesso, diciamo, c'è una grande competizione tra Sinner e Alcaraz, no? Vediamo come andrà a finire. Allora, un grande in bocca al lupo e poi ci vediamo alle partite. Grazie. Oggi siamo in compagnia di? Antonini Massimo. Antonini Massimo, lei di cosa si occupa all'interno della società? Allora, io sono allenatore di tre gruppi e sono il direttore sportivo della società. Qui, diciamo, è a contatto con i giovani, e è il suo lavoro stare a contatto con i giovani. Come sono cambiati negli ultimi anni i giovani? Ma io alleno da quando ne ho 17, adesso ne ho 52, i ragazzi sono cambiati le tempistiche, come si muovono, come parlano, cosa fanno, però fondamentalmente all'interno di una palestra sono sempre ragazzi bravi, diciamo che hanno altri svaghi rispetto a una volta, no? Certo. Però, insomma, quando sono in palestra sono come una volta. Certo, comunque sono ragazzi sportivi, quindi sicuramente sono molto disciplinati, determinati e hanno ben chiari, no, anche quali sono gli obiettivi. Sì, diciamo che c'è una grossa differenza fra io alleno dai 19 anni fino agli 11 anni. Negli 11 anni ci sono molti ragazzi che ancora devono capire come funziona l'attività di una palestra, quindi sono ancora nel momento in cui devono passare all'agonismo, quindi in cui devono essere, diciamo, più disciplinati, più attenti. Col tempo lo diventano, mentre gli altri già lo sono da più anni, però dopo un po' si adeguano anche loro, il livello diventa migliore, insomma. Certo, si alza sempre di più. La pallavolo comunque è uno sport di squadra, quindi lo spirito diciamo della squadra ci deve essere. All'interno della vostra società si è creato questo spirito, questa coesione nei vari gruppi? Sì, sì, sì. Io, diciamo che la nostra bellezza, fortuna è che noi abbiamo tutti i gruppi di ragazzi che
a rotazione possono capitare che si allenano col gruppo superiore. Il gruppo superiore accoglie i ragazzi che vengono dal gruppo sotto come se fossero pari età o pari livello. E quindi questo significa fa squadra all'interno dell'intera società. Quindi aiuta anche a essere, come si posso dire, più uniti e conoscersi. Certo. Diciamo che un giocatore della prima squadra conosce almeno fino all'under 15, li conoscono i ragazzi, l'under 13 un po' meno, ma già c'è una conoscenza di gruppi di 5-6 anni sotto. È sicuramente una fonte di crescita, sì, e di insegnamento. Molto, molto bello, insomma. Cosa significa far l'allenatore? Ah, significa ogni anno avere stimoli, essere entusiasta, trasmettere entusiasmo, essere competente, essere autorevole ma non autoritario. Significa creare gruppi, creare amicizie fra di loro, creare rispetto, creare competizione positiva, cioè nel migliorarsi non solo come squadra ma come individui, spingersi a essere migliori, insomma. Puoi trovare anche i giusti metodi di insegnamento, appunto, pronti e giusti appunto per ogni generazione, per ogni fascia di età. Un 19 non è un under 13, però la competizione che si mette nei gruppi o il divertimento che c'è nei gruppi di essere sempre di pari livello. E cambia l'età, cambia la forza fisica, la capacità tecnica, però. Beh, allora auguriamo tantissime altre generazioni, tantissima altra vita a questa società. Sì, ci auguriamo che troviamo anche altri allenatori che ci diano una mano, competenti che ci diano una mano. Certo, in bocca al lupo. Crepe. Gianmarco, anche tu giochi a pallavolo da quanto tempo? Io gioco da 2 anni. Quindi sei giovane, diciamo, in questo sport? Sì, diciamo che per 10 anni ho giocato a calcio, ma poi sono stancato, avevo voglia di cambiamento, quindi la pallavolo è iniziata a piacermi giocando con gli amici, quindi non ero sicuro, dato la mia altezza, di poter fare il ruolo che mi piaceva. Però mi sono trovato allo stesso molto bene e il libero, che è il mio ruolo, mi piace, quindi. Ecco, spieghiamo alle persone che ci seguono che ruolo hai e che cosa significa. Il ruolo principalmente è il ruolo di difesa, cioè quello che tira sui palloni per la squadra e li gioca. Diciamo che cerca di far attaccare gli altri, esatto. Giusto? E ti ci ritrovi in questo ruolo, ti piace, l'hai scelto te? Molto bello, soprattutto quando ricevi una schiacciata potente, quella è la sensazione. Che rapporto c'è con i tuoi compagni di squadra? Ah, c'è sempre stato, da subito c'è stata una grande intesa con i miei compagni di squadra, sì, ovviamente. Nel calcio era più difficile avere dei rapporti più amichevoli, il calcio è più fisico, più aggressivo. Sì, è un po' più di scontro, esatto, forse. Sì. Invece qui nella pallavolo siamo tutti amici, cerchiamo di sostenerci a vicenda. E questo sport pensi di volerlo continuare, di portarlo avanti? Ancora non ho fatto molti programmi in merito, però penso che se avrò tempo ovviamente sì. E nella società di oggi come ti trovi? Ti senti a tuo agio? Magari, non so, saresti voluto nascere più indietro, con altri valori, quando c'erano ancora valori più forti? Come ti trovi? Penso di essere nato in un età di mezzo, diciamo. Non mi sento proprio a mio agio con certe cose di giovani d'oggi, però nonostante tutto, sì, mi piace essere in questa età. Ciao, come ti chiami? Ciao, mi chiamo Lorenzo Pittarelli. Lorenzo, mi ricordo che ci siamo già incontrati, sì, in una scuola, dove? Sì, al Bramante Genga. Al Bramante, quindi adesso cambiamo un po' tipologia di domande. Siamo in una palestra, fai pallavolo, raccontaci un po' di questa tua passione. Allora, questa mia passione, che poi è anche lo sport che faccio, è iniziata quando ero piccolino, perché mia sorella ha sempre giocato a pallavolo, adesso purtroppo ha smesso, e io insieme ai miei genitori andavamo a vedere le sue partite e poi, finite le partite, giocavo sempre un pochino con mio padre, con mia madre, e quindi mi è nata questa passione. Ho iniziato sin da piccolino in un'altra società, sempre qui del territorio, poi mi sono trasferito qui alla Montesi, dove mi sto trovando veramente bene, e sin dall'under 13 gioco in questa società e adesso in particolare faccio la prima divisione, che è la seconda squadra. E che ruolo hai? Sono palleggiatore.
palleggiatore, spiega un attimo, anche se dalla parola comunque si può intuire, però... Sì, sono praticamente l'alzatore, nel senso che è quello che ha il secondo tocco su tutte le azioni e che si occupa di appunto alzare la palla all'attaccante che poi dovrebbe buttarla giù nel campo avversario. E la scelta dei ruoli dipende magari, non so, un po' dall'altezza, un po', no, dalle caratteristiche fisiche, ma anche... Ma devo... magari sì, più che altro dalle caratteristiche fisiche, non c'è diciamo una preferenza, comunque sono di solito gli allenatori o i dirigenti che... Sì, esatto, sì. Ad esempio a me mi hanno sempre detto che ho delle belle mani da palleggio, quindi il palleggiatore è il mio ruolo. Esatto, è proprio azzeccato per sì. te. E come ti trovi in questa società? Un po' ce l'hai già raccontato, ma soprattutto qual è l'ambiente dei tuoi compagni? È proprio una squadra, ma non soltanto quella con cui gioco dentro il campo, il sestetto, ma proprio tutta la società, perché veramente tra dirigenti, allenatori o comunque tutti i tecnici che lavorano in questa società sono veramente delle persone umane prima di tutto e poi che ne sanno veramente di pallavolo e quindi mi hanno aiutato a crescere sia personalmente che anche pallavolisticamente parlando. Devo dire che la pallavolo mi piace molto come sport, infatti non nascondo che mi piacerebbe diventare sia allenatore e chissà perché anche arbitro. Comunque è una strada che mi piacerebbe percorrere. Quindi diciamo vorresti rimanere in questo ambiente? Sì, perché no? E ti capita di guardare qualche parte di pallavolo in TV? Non so, magari è un giocatore a cui ti ispiri? Beh, ovviamente essendo palleggiatore, Zannelli è diciamo il punto fondamentale su cui mi focalizzo, però sì, mi capita spesso di guardare partite di pallavolo sia sulla televisione che anche dal vivo. Ok, e altre passioni, altri hobby che hai? Mi piace la musica, il canto e che altro? Stare molto con i bambini mi piace, infatti faccio anche attività di volontariato con dei bambini piccoli e quindi mi piace molto. Hai citato la musica, è una componente fondamentale nella vita di uno sportivo, magari non so, prima di qualche partita? E l'ascolti ti aiuta a concentrarti? Beh sì, sicuramente la musica aiuta molto la concentrazione e sì, potrebbe essere anche spunto di crescita. Adesso domanda un po' più difficile, se dovessi descrivere lo sport per te in tre parole, cosa mi diresti? Allora direi benessere mentale, benessere fisico e passione. E passione. Allora dai, un grande in bocca al lupo per il tuo futuro. Grazie mille. Siamo giunti al termine di questa bellissima puntata con i ragazzi della Montesi Volley. Adesso ne ho proprio uno qui insieme a me che mi ha spiegato un po' come palleggiare, dato che lui fa l'allenatore. Vediamo se ho capito come si fa. Proviamo? Vai! Prova. Bravissimo. Superata? Superatissima! Andata! Amici, da Rossini TV e delle Tizza Moretti tutto, ci vediamo alla prossima puntata!